Ciao compagni di scuola e benvenuti nella prima puntata di Lo sfogo del cuore? No, no, allora un po' più cattiva, è lo sfogo, un po' più del cu- ma deve essere dolce. Lo sfogo cattiva deve essere. Pure io cattiva. Sì, per forza, lo sfogo è uno spin-off, quindi Lo sfogo del cuore. Ci abbiamo provato, mi dispiace. Il format è nato per risolvere i vostri problemi amorosi. Non per il cuore. Lo amo tanto, stiamo insieme da un anno, ma certe cose mi fanno capire che c'è qualcosa sotto sotto che non va. Corna. Pensi che sia tipo un serial killer? O peggio uno di quelli che mette la mascherina sotto al naso? Quelli sono i peggiori. Ma che c***o stai dicendo? No, aspetta, allora, dipende da cosa intendi con certe cose. Spesso è solo frutto della nostra immaginazione. Ma altrettanto spesso sono corna. Io sto cercando di tranquillizzare questa persona. Sinceri. Ok, ma io sto cercando di tranquillizzare questa. Ma sei cornuto? No. Ma magari è solo paranoia. Cioè, non è che hai prove concrete del fatto che ti sta dicendo cazzate. Non si può dire. Io posso dire quello che voglio e lei non mi può negare che io dica quello che voglio. Mio fratello ha detto a lui che mi piace. Ha fatto bene. Ma no! Ma come no? È una cosa bruttissima. È assurdo. E se a me piace qualcuno e un'altra persona riferisce a questo qualcuno che a me piace, a me... Mettiti nei miei panni. Mi sarebbero piccoli. Wow, simpaticissimo questo ragazzo. Vero? Mi stai deludendo. Per noi donne è un po' più complicato dichiararsi. Non dico che non si fa, fatelo, dichiaratevi a chi volete. Però sai, se magari c'è il fratellino che aiuta, non dico che deve farlo al posto mio, però può lanciargli la battutina. Allora, un conto è se lo chiedi tu l'aiuto. Se è una cosa richiesta, ci sta. Se no, no. Voi cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti. Insieme da più di un anno e non me l'ha data. Si è convinta o non riusciamo? Grazie, zone colorate. Qua vuol dire che... Riuscirai a fine pandemia, soldato. Tieni duro. Dai, era carina, con il meme. Mai avuto una ragazza e sono timido. Consigli per uscirne e approcciare? Ehi. Ehi, ma è del mestiere questo, no? Come ti piacerebbe essere avvicinata? Funziona. Ma la vera domanda è, sei mai... Cioè, hanno provato a... Sì, le solite frasi banali da non utilizzare. Ce l'hai l'accendino? Questa è benzina. Cioè... Se ti piace qualcuno, vuoi essere tu a fare il primo passo o deve essere per forza il maschio, secondo te? No, io lo faccio il primo passo. Vai, raccontalo. Allora, ho visto un ragazzo in un locale. Io con questo ragazzo ci avevo parlato su Instagram e lui mi aveva guardato e io l'avevo guardato, però lui non si era avvicinato e io non mi potevo avvicinare, se il Covid, le norme, tutte queste cose qui. E gli ho scritto su Instagram. Mi sono perso un passaggio. Non ci siamo avvicinati. Ok, non ho... Però gli ho scritto su Instagram. Gli ho detto, con quel ciuffo è veramente facile riconoscerti. Ma me lo segni proprio. E comunque da lì abbiamo iniziato a parlare. Cioè, lo sai che è il... Wow. Bro, mi piace un botto una tipa impegnata. Consigli? Vergognati, perché le tipe impegnate, no. Dai, tu dai. Mi stai dicendo veramente le che... tipe. Dai. Tecnica utilizzata. Adesso! Da me medesimo e funziona. Ti fai amico la persona che vuoi approcciare e aspetti che diventi single. Ma questo è un coglione. Mai provarci con una tipa impegnata, questo mai. Giusto. Che ci provi, ma adesso impegnata è brutto. Non ci devi provare. Tu non sei d'accordo di questa cosa? No, sono d'accordo. Tu stai dicendo a tutti di provarci con una persona impegnata? Assolutamente no, e lo sai. Io non lo farò, ragazzi, non date ascolto a questa persona. Non date ascolto a questa persona. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al nostro canale YouTube di scuola. Noi speriamo di esservi stati utili. Vi invito a lasciare un like, come ha detto lei, e commentare, magari taggando le persone a cui potrebbe essere utile. C'è un problema. Non ho pensato a come chiudere il video. Genio.